Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Floral Tempus. Nello scorso episodio abbiamo iniziato, abbiamo ottenuto il nostro starter e prima che io mi dimentichi, nella squadra ragazzi ho inserito, non nel Pokédex ma nella squadra, ho inserito Nidoran che ho chiamato Bloody. Ho preso femmina perché volevo dargli un soprannome figo e quindi Bloody Mary come la regina Nidoqueen, lol. Detto ciò ragazzi, prima di proseguire, oltre a lasciare un mi piace se la serie vi piace, altrimenti lasciate sto dislike, volevo farvi vedere alcuni dialoghi che ho scoperto andando in giro per le varie zone che abbiamo esplorato. Ad esempio, parlando con questo ragazzo ci dirà: è strano, in un giorno questo orfanotrofio è stato costruito e improvvisamente sta esplodendo, insomma. Questa cosa è un po' strana. C'è qualcosa ragazzi attorno al nostro orfanotrofio che non sembra tornare. Mi chiedo perché il professore non ci lasci entrare qua dentro. Non penso che ci sia niente di così assurdo qui, vero? Ragazzi, come potete vedere, l'orfanotrofio è in una situazione particolare, insomma, ci sono dei sospetti riguardo all'orfanotrofio. Ora, seguendo un mio ragionamento, nello scorso episodio noi non l'abbiamo notato perché skipavo un po' i dialoghi alla luce di come stanno andando le cose, direi che d'ora in poi non lo farò più, ma in questa città stanno sparendo i bambini. Ora, in un orfanotrofio che prende i bambini in una città vicina in cui i bambini scompaiono, sto cominciando a farmi delle domande. Detto ciò ragazzi, dopo questa mia piccolissima digressione, vi faccio vedere anche che ho ottenuto alcuni strumenti interessanti all'interno dell'orfanotrofio. Io che dicevo no, ma cosa parlo, non ci saranno strumenti. Black Glasses, Destiny Nut e Soothbell li trovate parlando con la gente all'orfanotrofio e con una ragazza fuori che vi farà il giochino degli occhiali perduti come si faceva in Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, se non vado errando. Detto ciò ragazzi, direi di proseguire. Ho allenato un pochino la squadra, in particolare Bloody è a livello 7, Ghoul è arrivato fino a livello 8. Direi di avviarci per il percorso. Intanto penso che sia già uscito il vlog in cui ho parlato del destino del canale. Nel caso non l'abbiate visto, penso di metterlo nelle schede se riesco a ricordarmi. Benissimo, esploriamo la zona che ovviamente non ho esplorato fuori parte. Parliamo con questa. È importante per un genitore controllare sempre i propri bambini. Ottima idea. No, hai qualcuno vicino a te che si cura di te? Sono orfano. Gran trovato. Oh, Friend Ball, perfetto, interessante. Non so cosa ci possa tornare utile, però va bene. Il mio Sentret è così carino. No, il mio Zigzagoon è più figo. Ti giuro, sono entrambi bruttissimi. Allora, perfetto. Io sinceramente penso di dover andare da questa parte dove c'è un bulletto. Quindi parliamo al bulletto e affrontiamo la nostra prima lotta con un Rattata. Ti giuro, se ti chiami Joy rido. Che basta. gli hanno dato un nome che assomiglia a Joy, ma gli hanno fatto l'anagramma. Non ci credo. Questo è un punto in più. Perfetto, Rattata si velocizza con la V, signori, giusto per dirvelo. Almeno nei setting normali. Allora, queste sono le nostre mosse. Non abbiamo ancora degli attacchi decenti, ma conto sul fatto che possa impararli. Tail Whip. Possiamo velocizzare la cosa gentilmente, grazie. Gradirei una velocizzazione. Ok, perfetto, vedete che ce l'abbiamo fatta. Ok, continuo a fare il whip, zio, che vinco io, perfetto. Allora, avete una scimmia morta là dietro, va bene. Il Divino penso che lo vediate e spero di essere dritto in facecam. Devo muovermi a registrare questo video perché poi ci sono i mondiali e vorrei andarli a vedere. Allora, una bella Pokéball. Fermi col turbo che lagga come se non ci fosse un futuro. Antidoto. Oh, ecco, mi stavo giusto chiedendo, ragazzi, nella città non c'è un market. Come faccio? Problema risolto. Allora, ok, sono andato a sbattere contro un fiore, non sono cose che accadono tutti i giorni. Un beginner come te non riuscirà mai a battermi, ma beginner cosa? Sono 14 anni che vivo da orfano qua nel gioco. Zigzagoon, ok, perfetto. Io ragazzi non ho trovato nessun Zigzagoon nell'erba alta, sì che mi sono allenato abbastanza. Però evidentemente ho un repellente anti-Zigzagoon incorporato negli anticorpi. Incorporato negli anticorpi è una frase di tutto rispetto, ragazzi. Allora, mandiamo giusto Zigzagoon, Tackle. La velocizzazione ragazzi funziona particolarmente male, io ve lo dico. Tra l'altro non so questi gameplay se editarli un po' di più facendo dei tagli in alcuni momenti morti, insomma. Vedrete poi voi il risultato finale. Io in questo momento so meno di voi su come sarà il video, quindi giusto per dirvelo. Scratch e Zigzagoon
non va decisamente a casa, ma sopravvive, perché mi sta facendo growl come se non ci fosse un futuro. Possiamo, allora, la velocizzazione, ragazzi, è veramente la velocizzazione dei poveri, cioè cose che piuttosto gli emulatori funzionano meglio. Ok, zigzag una casa, perfetto, direi che possiamo procedere. Ora, se mi verranno cose in mente riguardo ad altre funzionalità della ROM, scusatemi, non è una ROM, è un fangame, vi farò sapere. Intanto switchiamo e mandiamo in campo Rowlet. Ad esempio, ragazzi, c'è una feature molto interessante che permette di cambiare le musiche del gioco. Il problema è che se ad esempio io inserisco la musichetta di New Bark Town e accidentalmente nell'erba alta dovessi incontrare un Giratina, affronterò un Giratina proveniente dal mondo distorto con... Non è bellissimo. Detto ciò, direi che dopo questa figuraccia possiamo seccare questo Sentret. Madonna quanto male. Il nostro Ghoul, ragazzi, sta spaccando. Tra l'altro c'ha dei soprannomi, c'è Ghoul, Bloody, cioè il prossimo vogliamo chiamarlo Boia, Robespierre, non lo so, sangue, morte, distruzione, perfetto. Evidentemente c'ho qualche pulsione repressa freudiana, non si vede che sto studiando per la maturità, no, assolutamente. Ok, perfetto, direi che possiamo proseguire. Ecco, vi faccio vedere le funzioni. Oh, innanzitutto abbiamo il Pokégear e vi faccio vedere la mappa che non abbiamo visto nello scorso episodio, che è questa. È molto bella, chiaramente è una demo, quindi non sarà tutto esplorabile. È una mappa abbastanza in stile Earth Gold, è un po' tipo, cioè le coste un po' quadrate, cioè sembra fatta con SketchUp, però noi lasciamo perdere. E abbiamo il jukebox. Come vedete, andando su custom potrete scegliere tra miriade di canzoni anche al di fuori della ROM stessa. Io non lo farò perché, come vi ho detto, affrontare Giratina con la musichetta di Biancavilla non è la migliore idea. Ora c'è un tipo che si sta limonando un albero, io andrei a vedere cosa sta facendo. Ho trovato anche PG fuori parte, ho appena dato uno schiaffo atomico al microfono, ok? Dicevo, ho trovato anche dei PG fuori parte, ma siccome io su 9 giocate PG lo prendo 13 volte, ho deciso di bypassare a sto giro. Perché non è questo? Perché ciò non lavora? Oh, ciò non va bene. Secondo me è il miele. Vediamo se ci ho preso. Attenzione. No. Bulldoze. Cosa volevi fare? Batti terra. Ok, bulldoze e batti terra. Devo portare il mio dribble al Pokémon Center. Ma questo qua, ragazzi, voleva sradicare gli alberi. Ma io ti denuncio al WWF. Allora, fatemi vedere un attimo. Bulldoze. Sono più o meno convinto che Nidoran lo possa imparare. Bulldoze, sapete? Io sono un guru di queste cose, dovete saperlo. Ok, aspettiamo che si evolva. Tra l'altro dovremmo aver bisogno di una pietra lunare per evolverlo, ma evidentemente la pietra lunare non faremo in tempo a trovarla in questo gioco, essendo una demo. E non penso neanche che avere Nidoqueen, ci possa tornare più di tanto utile in una demo, che suppongo arriverà massimo alla seconda palestra. Datemi un repellente e vi solleverò il mondo, veramente. Poi la gente si lamenta che non ci sono più le catture. Io non mi lamento che non ci sono più le catture, perché io le odiavo. Io sono contento che Let's Go Pikachu non ce le abbia più. Spero solo che rendano la cosa decente e fattibile, perché io tanto nei percorsi prendo il repellente e lo spammo ovunque, mi cospargo il corpo di repellente, quindi è inutile che ci lamentiamo tanto delle catture. Vabbè, dopo questa digressione su Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, giusto per avere un tag in più, affrontiamo questo Nidoran Scratch e vediamo di mandarlo a casa. Ma non ci riuscirò mai, perché sono io, sono Creepy Stories, Pack. Ecco, un problema, cioè una cosa che sarebbe stata molto utile sarebbe stata avere Peck, cioè beccata. Però purtroppo noi con Bloody non ce l'avremo e abbiamo Skiddo. Adesso Skiddo, ok, va bene, però con calma. Cosa sta facendo? Si è tirato uno schiaffo e si è aumentato l'attacco. Cosa ha fatto, ragazzi? Non ne ho idea, vabbè. Ah, Growth, ok, perfetto. Non so da quanto, cioè, vabbè che si dice che bisogna educare le persone a schiaffi al giorno d'oggi, però mi sembra esagerato farlo a se stesso. Mi ha detto ciò, direi che possiamo proseguire. Stavo dicendo, ah sì, che Nidoran con beccata penso che sia una delle cose più abominevoli che The Pokémon Company ha mai creato in 22 anni di attività. Detto ciò, direi di mettere davanti Ghoul, visto che il nostro Bloody ha combattuto abbastanza. Ho delle pozioni in giro qui. Ma tu? Ma quanti allenatori ci sono, signore? Tra l'altro, non ho il counter sotto mano, perché per registrare con 50 fps io devo eliminare qualsiasi cosa ci sia sul desktop, oltre al gioco e al coso che registra. Siccome il coso che registra è anche quello che ha il timer, io non so quanto tempo durerà questo episodio. Quindi, se vi beccate 30 minuti di video, sti cazzi. Avete voluto che io tornassi, adesso mi cuccate per 30 minuti. Allora, Warpole, Tackle, no. Non hai capito come funziona la vita? Ce l'abbiamo azione noi. Mamma mia. Ghoul, ragazzi, il migliore che ci sia. Perfetto. Tra l'altro, nello scorso video vi ho messo un sondaggio in alto a destra riguardo agli starter. Penso, ragazzi, di sostituire i sondaggi, cioè di sostituire le DDG con i sondaggi, perché oggettivamente sono una risorsa in più. Quindi vi lascerò dei sondaggi occasionalmente nei video in cui potrete rispondere anziché mettere spazio per la DDG, che è un po' antiquata e desueta, diciamocelo. Desueta. Voi trovatevi uno YouTube.
trovatemi uno youtuber che vi dice desueta nei video. Poi, oh, se mi trovate questo youtuber chiudo il canale. No, non lo chiudo il canale, per ora non sono ancora arrivato a quei livelli di disperazione. Allora, qua... Ok, si Waddle, ho pensato a Swadloon per un certo punto, mi stavo chiedendo cosa stesse succedendo alla mia vita. Tra l'altro, gli starter di settima generazione non si evolvono al 16, se non ricordo male. Non ricordo se si evolvono al 15 o al 17. Sarà interessante vedere, perché ci arriveremo a evolverli gli starter, spero, se questi starter riescono ad arrivare per l'appunto... Cioè, sono stati aggiornati... Se... Sarebbe interessante vedere se gli starter di settima generazione sono stati aggiornati per ciò che concerne il livello a cui essi si evolvono. Ok, perfetto. Datemi un Nobel per la letteratura e due schiaffi. Tu mi devi affrontare? No, ok, tu mi guardi e basta, perfetto. Allora, Bloody davanti, perché abbiamo già Ghoul al 10, non so come abbia fatto a salire al 10. Stai andando verso l'Ilium City. Oh. Nia, che cazzo fai? Signori, questa cosa qua non doveva accadere. Siamo tutti d'accordo. Comunque, evidentemente, ragazzi, stiamo andando verso l'Ilium City. Io non lo sapevo, perfetto. Spero di essere dritto in facecam, ragazzi, perché cambiando i settaggi da vlog a let's play, ogni tanto qualche casino lo faccio. Spero di non averlo fatto a sto giro. Teleport, sì, bravo, complimenti. Questo è lo spirito giusto. Vincerai sicuramente, sì, bravo, bravo, bravo. Teleport, sì, ritorno al futuro, via, muori. Passiamo per gli ultravarchi, altro che teleport. Double kick, oh, double kick, signori, perfetto. Chi sta per mangiare? Burmy, che direi è la nostra vittima sacrificale per... Sembra di giocare le Crazy Lock. Doppia protect. Doppia pro... Allora, io non voglio spaccare cose, ok? Cioè... Ok. Ok, io... Ragazzi, non... Perché non è molto efficace? Di che tipo era Burmy? Perché io non so più giocare a Pocket Monster? Spiegami. Fai un'altra double protect. Ragazzi, io... Triple... No, tripla protezione no. No, allora... Se fai la quad... Ok. No, cioè, io non è che posso vivere così. Qua... Il video dura 40 minuti. Perfetto, arriviamo all'apocalisse. Oh, Ale, se non muore. Ok, perfetto. Perché? Voi mi spiegate adesso, giocatori di competitive, Pardini, vieni qua e spiegami sta cosa, perché io non posso capire. Allora, fermi, c'è una casa, c'è un poveraccio. Tra l'altro, laga, sarà anche colpa, ragazzi, della registrazione. Careful, a game over can occur in this... No, no, ma come un game over può... Oh, fermi. Fermi. Non è una Nuzlocke, quindi posso salvare a ca... Ok, era morta la musica, perfetto. Calma. Allora, affrontiamo un po' di gente in giro. In che senso un game over può accadere qua dentro? Cosa vuol dire? Perché ci sono tanti tipi di game over. Cioè, può esserci un game over in cui perdo e mi si deve... devo rifare il gioco. Un game over in cui mi si fotte il gioco. In entrambi i casi sarebbe opportuno evitarla la cosa. Stai andando a visitare il ranch? Non lo so, io non so. Lilium Ranch, siamo arrivati al ranch di Lilium. Ok, perfetto. E stiamo affrontando un pescatore nel bosco con un Magikarp al 10. Un pescatore nel bosco con un Magikarp al 10. Voi adesso ditemi se io non devo ridere a sangue. Allora, ragazzi, quella casa lì però adesso mi triggera tantissimo. A parte che double kick in questo gioco è più o meno forte come una spiga di grano sventolata sul naso, però... Ragazzi, abbiamo trovato... Questo è competitive di alto lignaggio. Allora, no, ragazzi, a parte gli scherzi, vediamo di fare i seri per un attimo. Quella casa lì mi triggera. In che senso game over? Prima di andare ad affrontarla, direi di curarci Pokémon e di fare molta attenzione, perché se è game over... Cioè, allora, io non penso che sia una roba tipo... mi arriva uno al livello 50 e mi spacca la testa. Penso che sia una battaglia che inciderà. Ma basta, zio, ma ti prego, ma perché devi fare ste cose? Perché ste battaglie per perdere tempo, ragazzi? Cioè, perché mi devono volare 10 minuti della mia vita a fare queste cose? Poi non posso neanche tagliarle le lotte, sono le parti più divertenti. Sclero nelle lotte. Però dai, 121 punti esperienza. Signori, dal ritorno del canale John Frog, che mi spara l'acqua in testa, perfetto. Johnny, purtroppo sei finito in una battaglia che non puoi vincere. Water sport, ok, per water sport tipo, no, nuoto, pallanuoto, vela, questi qua sono i water sport d'acqua.
vi mancavo, vi mancavo decisamente. Fermi, allora, togliamo Growl, Astonish, si chiama così la mossa, sì, perfetto. Allora, mandiamo giù l'ultimo Magikarp perché io non sto, sto soffrendo, ragazzi, voi non avete idea. Tackle, Splash. Ragazzi, possiamo gentilmente, grazie, ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Quasi livello 12, purtroppo sono stato costretto perché altrimenti sta battaglia durava il quadruplo con il povero Bloody. No, non adesso. Fatemi prendere dimestichezza con il menù, ragazzi. Tra l'altro starò sudando, cioè starò gocciolando e avrò dei capelli. No, beh, non sono impresentabili come l'ultima volta, però comunque non è che ci allontaniamo molto, Ragazzi, sto facendo solo battaglie con allenatori. Allora, voglio andare a vedere sto Lilium Ranch prima di andare a vedere quella casa lì, perché magari trovo qualche Pokémon utile. Perché sarebbe utile trovare dei Pokémon utili, sapete. Tra l'altro stanno aumentando di livello in maniera esponenziale. A me non piace questa cosa. Vero che non posso essere avvelenato. Tra l'altro non sapete quante volte sono stato avvelenato fuori parte. Una decina. Cioè ho rischiato di morire per l'avvelenamento camminando, signori, camminando. Spinarak. Per fortuna che qua non è Nuzlocke, quindi non mi devo preoccupare più di tanto delle morti dei Pokémon. Anche se per ora non penso di aver ancora perso un singolo Pokémon. Però non essendo Nuzlocke, penso che da 3 anni a questa parte io sia libero di perdere un Pokémon in giro. Allora, perfetto. Questa battaglia, ragazzi, è vincente, lo so. VGC 2025, ve lo anticipo io. Saranno Spinarak, Nidoran e mosse con 40 di potenza base. A casa, perfetto. Sto sudando come un cammello in Lapponia. Un cammello in Lapponia, mi farete notare voi, non suda e io vi dirò: fatevi i cazzi vostri. Metapod al 10. Metapod al 10. Io cosa devo fare con un Metapod al 10? Perché i livelli si sono aumentati a dismisura. Mandiamo Ghoul, signori. Allora, io devo impazzire tantissimo. Allora, dai, forza però. Dai che ci sono i mondiali. Che ore sono? Le 3. Vabbè, dai, 3:40, ancora tempo. Il mondiale inizia alle 4. Gioca Spagna-Russia. Via. Ora che avrò caricato questo video, i mondiali saranno già arrivati alla finale. Però vabbè, dettagli. Via, dai. Metapod, per piacere, salutaci. Io anch'io che lo dico, ragazzi. È colpa mia, giustamente. Dai, però, per piacere, vediamo di risolvere la questione. Ole! Ce l'abbiamo fatta, perfetto. Saliamo anche di livello, suppongo, con Ghoul, che sale a livello 12. E abbiamo sconfitto Bugcatcher Gerson. Perfetto, proseguiamo. Anche se, in realtà, io mi sto preoccupando perché i livelli qui sono altini. Quindi non vorrei, adesso mi sale effettivamente il dubbio, non vorrei che sia prima da fare quella quest della casa. Perché di là c'era anche l'uscita da sto bosco. Forse di qua. Fatemi controllare, ecco, fatemi controllare sulla mappa. Mi sembra un'ottima idea. No, ok, questo è Lilium Ranch. E poi si dovrebbe andare con le navi o con surf. Forse è più probabile con surf. Verso le altre città, che ora ovviamente non possiamo raggiungere. Quindi direi, prima cosa, salviamo con molta cautela e andiamo a esplorare sta malefica casa in cui si rischia il game over. Poi andiamo a esplorare un attimo il ranch. Suppongo, ragazzi, che nel ranch si possano catturare dei Pokémon. Tra l'altro, se non ricordo male, nello scorso episodio c'era stato detto di andarlo a esplorare il ranch. Ora salviamo e vediamo cosa dice qua. Sì, sì, proviamo a entrare, vediamo cosa succede. Vieni qua e siediti. Sto parlando con te, ragazzo. Ok, questo qua chi è? Hai mai mangiato carne umana? Oddio! Giustamente siamo saltati indietro, ma carne umana! Ora, calma. Hai saputo dei bambini che sono scomparsi recentemente? No, zio, no! Oh, ma è scappato? What the fuck? La polizia in questa regione sono dei bigotti incompetenti. E ho saputo da un culto locale che la carne umana non è così differente da quella del maiale o del pollo. E nessuno noterà se un bambino... Se un moccioso dovrebbe essere, snot nose. Se un moccioso come te dovesse scomparire. Oh, calma. Ragazzi, cosa sta succedendo? Proviamo a combattere. Oh, una battaglia, Questa è una buona cosa. Un po' di brividi prima di mangiarti. Ragazzi, cos'è successo? Un cannibale in una casa! Con un Drowsy, calma! Ok, calma, sono un Pokémon, quindi posso giocarmela con tranquillità. Oh, lui potrebbe avere confusione. Dio, critical! Ma ragazzi, ma no! Allora, fermi, calma, c'ho Ghoul con Astonish. Ce la posso fare, ma cos'è successo? Un cannibale, ma quindi alla fine la mia, fra virgolette, teoria
sui bambini e dell'orfanotrofio non c'entrava? Era lui che se li mangiava? Questo è quello che ho compreso io, però non sono così convinto. Calma, fermo. Allora, siccome mi ha minacciato di game over, io eviterei cazzate. Curiamoci. Curiamoci che se mi colpisco da solo qua è finita. Allora, ok. Un altro astonish, non... Ok, bravissimo, perfetto, abbiamo vinto. Se avessi... Ragazzi, ci sono pure le multiple choice. Questo gioco mi piace un casino. In questo episodio si sta prendendo un botto di punti per il giudizio finale, perché vi ricordo che alla fine del let's play o della demo daremo un giudizio complessivo del nostro fan game, del nostro fan game, perfetto. No. Tutto quello che doveva fare era sconfiggerlo. E quindi? Cioè, quindi qua c'è un cazzo di cannibale? Prendi questo e vattene. Frustrazione, ok, un cannibale frustrato, ma... non risponde. Oddio, ma... E quindi, ragazzi, cosa succede? Cioè, io ho sconfitto un cannibale che era evidentemente responsabile delle scomparse dei bambini, perché parlava di polizia bigotta. Quindi evidentemente la polizia non è mai stata in grado di catturarlo. Dunque, l'orfanotrofio forse non c'entrava molto. Forse le sparizioni vengono da due crimini, ecco, diversi. Per ora non lo so. So solo che questa cosa mi ha triggerato assai e che mi è morto Bloody. Quindi andiamo avanti con Ghoul per il momento. Andiamo a vedere nel ranch, perché magari nel ranch c'è qualcuno che ci cura. E nel mentre lo esploriamo anche. Tu t'avevo già affrontato o no? Evidentemente no. Perfetto, allora affrontiamola. Attiviamo il velocizzatore. Competili. Ok, perfetto, abbiamo beccata. Quindi ragazzi, si risolve il problema. Mi sale un dubbio atroce, per cui verrà sicuramente insultato. Rowlet, è di tipo volante in questa fase? Sì, perfetto, è poi che diventa di tipo spettro. Non ricordavo se fosse di tipo volante, erba oppure solo erba. Evidentemente anche volante. Ok, Absorb non ci fa niente. E Petilil adesso va a casa, se Dio vuole. Ole, Peck, perfetto. Ragazzi, per ora sto gioco promette veramente benissimo come fangame. Io... mi sto triggerando assai per tutto quello che stiamo vedendo. Oggettivamente mi sembra davvero un bel gioco. Poi sarà il futuro a dircelo, però per il momento anche la possibilità delle cast a scelta, potevo anche fuggire volendo. Forse sarebbe finita in maniera diversa. Magari poi fuori parte andrò a vedere cosa succede se premo fuga, giusto per sapere. Salvo e... è vero, qua non ci sono i save state, quindi sta cosa in realtà non è che possa tanto farla. Però vabbè, fa niente, vediamo che cosa fare. Potrei ricominciare il gioco, arrivare fino a quel punto, vedere cosa succede e poi senza salvare riprendere dal salvataggio di adesso. Vediamo ragazzi, vediamo. Allora direi intanto di proseguire. Ma questo branch qua ci sono solo... ok, aspetta, calma. Interessante. Ok, qua è dove teniamo un botto di oggetti per il farming, dove io non posso entrare, grazie, troppo gentili. Allora, fermi tutti. Questo qua è un laghetto. Di qua non posso passare? Maledizione, che cosa sto facendo? Che cosa devo fare per fermare quei Tauros? Sono così disobbedienti recentemente. Ehi, che cosa ti porta qua? Il professore o le esplorazioni? Beh, esplorazioni direi. Stai solo esplorando, eh? Sai che mi ricordi quando ero un giovane ragazzo in mezzo alla natura selvaggia? Ho sempre amato... aspetta un attimo. Ah, sì! Ricordo che ho ricevuto una chiamata dal professore riguardo a tre ragazzi che sarebbero venuti a trovarmi. Sembri uno di quelli che ha descritto. Il nome è Greyheart, che immagino sia il suo nome. Ok, sì, infatti. Il professore mi ha detto di darvi alcuni strumenti che avevamo qui nel ranch. Ma prima mi dovresti aiutare con un problema. Vedi, recentemente uno dei miei Tauros è diventato disobbediente ed è molto difficile lavorare con lui. Abbiamo provato a cambiare la sua dieta, a dargli del tempo libero, a dargli delle cure extra, ma tutto ciò non ha funzionato. Abbiamo degli allevatori di Pokémon che sono venuti qua e hanno detto che potrebbe avere la febbre. Fever penso sia più influenza che febbre. Potresti portarci un antidoto da Lilium City? Oh, grazie. Non sai quanto significhi ciò per il nostro Tauros, ma io tecnicamente un antidoto ce l'ho, zio. Io l'ho trovato per terra, quindi tecnicamente potrei anche dartelo l'antidoto, se intendi questo antidoto.
Ok, no, evidentemente devo andare lì e ottenere un antidoto specifico per Tori. Perfetto, questa penso che sia la quest più assurda della mia vita. Insieme a quella di Ampharos. Ecco, sì, praticamente è una replica di quella di Ampharos. Solo che qui non è importante a fini di trama, ma per ottenere alcuni oggetti. Quindi nel prossimo episodio andremo a ottenerli. Anche perché penso che siamo arrivati già a un conteggio di minuti abbastanza alto. Ghoul, stai uccidendo tutti, placati. Cioè, non può distruggere tutto. Tra l'altro, ragazzi, voi non sapete, no? Come ho detto nello scorso episodio, io c'ho la salivazione bella potente. Sto scatarrando Gesù su questo microfono. Cioè, questo microfono le ha viste di tutti i colori. Questo filtro antipop è sporco, non so come... Non so trovare un paragone, ma è sporchissimo. Detto ciò, allora, intanto qua siamo pieni di allenatori. Io speravo sinceramente di trovare dei selvatici, ma dei selvatici o comunque delle zone in cui trovare altri selvatici. Ma evidentemente queste zone non ci sono. Tra l'altro volevo anche trovare qualcuno che mi curasse i Pokémon, perché sto combattendo solo con Ghoul, che è già a livello 100. Però, vabbè, dettagli. Allora, vediamo di seccare sul posto questo Kerubi con Tackle. E direi di andare verso la prossima città, in cui dovremmo trovare questo famigerato antidoto. Badiou, devi schiattare anche tu. E questa è una rima veramente da rapper, poeta, leopardi, Eminem. Perfetto, via. Creepy ha sconfitto Aroma. Capito perché è una profumina, quindi... Oh! Oh, oh! Pokémon! No, Cottony, no! Ho detto Pokémon, non malattie. Dai, forza. Oh, vediamo chi si trova, ragazzi. Finalmente, sono happy. I'm very happy. Vediamo, sarebbe bellissimo trovare un Cutiefly. Non lo prendo perché è scarso, però un Cutiefly mi piace come Pokémon. Ecco, magari vi chiedo, ecco, bella domanda, cosa ne pensate, ragazzi, di Ribbon B? Trovate il sondaggio adesso, perché io ritengo Ribbon B un Pokémon interessantissimo, mi piace tantissimo. All'inizio sinceramente mi ha lasciato un po' indispettito, un po' più che altro indifferente, però poi, ragazzi, mi è piaciuto invece. Mi è piaciuto, c'ha un bel design, semplice, carino. Poi in Ultra Sol Ultra Luna ho ottenuto il ruolo di Pokémon Totem. Quindi mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci sarà il sondaggio se lo apprezzate oppure no. Come non posso fuggire? Ma certo che posso fuggire. Per chi mi hai preso, scusami. Ok, perfetto. Non sembrano esserci Pokémon abbastanza interessanti. Direi che prendere un secondo Nidoran in squadra non è la scelta più saggia che si possa fare. Allora, sto tipo qua cosa fa? Non mi affronti, vero? No, infatti. Oh, uno strumento. Paralyze Heal. Inutile. Oh, sì, ragazzi, giusto. Ho inserito, ragazzi, tramite un'opzione di questo gioco, la schermata con i Pikachu e le Pokéball attorno. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, quindi avrò messo una scritta. Però fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa cornice, che è una cosa del gioco. Non ho aggiunto niente io in post editing. Per questo episodio ho deciso di provare a tenerla, per il semplice fatto che magari a qualcuno piace, magari la trovate estetica. Altrimenti, in caso contrario, chiaramente la eliminerò. Nel mentre... Ok, perfetto, ho trovato il passaggio per ottenere una pozione. Tutto ciò per una pozione. Anche se in realtà mi lamento tanto, ma non avendo un market, forse è una cosa positiva aver trovato una pozione qua. Cutiefly di nuovo, ok, perfetto, ragazzi. Qua evidentemente non ci sono Pokémon, o perlomeno sono troppo rari perché io mi voglio mettere Rowlet, dobbiamo fuggire, caro Ghoul. Caro Ghoul, immagina di essere un umano. Immagina di essere davanti a Kureomado, fuggi. Signori, how to lose a fucking game with a Selvatic. Non dite alla vostra prof di inglese che Selvatico si dice Selvatic, perché altrimenti road to prima asilo, neanche elementare. Ok, nel ranch, ragazzi, ci dovremo tornare per salvare il povero Tauros semimorto. Direi di andare verso la prossima città e anche a sto punto di controllare il timer, perché oggettivamente... Ok, come sospettato siamo a tantissimi minuti, quindi direi di arrivare alla prossima città, di ristorare in un centro Pokémon. Ok, siamo a Lilium City, con la musicata di Diamante e Perla, perfetto, che bella città. Yo, Creepy! Man, you're fast! Sì, bella, mi devi andare... devo stoppare l'episodio. No! No. No, no, no! Ho un tumore al cazzo di corpo, Madonna. Da quando sei donna? Io non lo sapevo. Ragazzi, è donna, io non l'avevo mica capito. Il nostro Groudon abortito. Hashtag Groudon abortito femmina. Signori, cosa sta succedendo? Allora, calma adesso. Perché io non ho Pokémon, quindi verosimilmente perderò questa battaglia. Pozione, tua madre senza mozione. Siamo tornati con le rime con le madri, perfetto. Tackle, Graf, ora muori. Non si dirà mai Graf, ma dettagli. Allora, fermi, sono un attimo in ansia perché qua siamo in una situazione critica. E si sta allenando solo Ghoul, tra l'altro. Ralts, ok, calma.
Dovrei avere... Oh, cavolo, c'avevo Astonish. Però avevo anche aiuto Herb dalla mia. Ok, fermi. Astonish. Perfetto, Ralza a casa. Siamo di livello più alto, il range è più forte del rivale. Cosa? Ok, ho vinto, incredibile. Tra l'altro siamo arrivati a 30 minuti, ragazzi, è tantissimo. I tuoi Pokémon sono... Ok, perfetto, sarà bloccato un attimo. Non avrei nessun problema ad affrontare la palestra di questa città. Ma questo me lo auguro. Tra l'altro sì, ho cambiato anche le cornici varie che ci sono attorno. Ci vediamo qui in giro, Creepy. Ok, perfetto. Devo andare al centro Pokémon, signori. Concludo l'episodio perché è durato veramente tantissimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Esplorerò fuori parte la città cercando di capire anche dove ottenere l'antidoto per i Tauros. E nel prossimo episodio vi farò sapere i risvolti positivi barra negativi della nostra avventura. Nel prossimo episodio punterò anche ad utilizzare più Bloody perché è rimasto tantissimo indietro e anche un po' scarsino, questo va detto, ma sono dettagli. Tra l'altro, se non sbaglio, è una natura che gli penalizza molto. No, non è vero. Gli penalizza la difesa. Però sull'attacco fisico ci siamo. Pare che abbia degli EVS decenti. Tra l'altro possiamo vederli. Vabbè, dai, ho visto di peggio. 31 EVS in difesa speciale, niente male. Niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Le ho già detto queste cose, quindi tagliamo. Passate dai social, in particolare da Instagram e da Telegram, ma anche da Discord, che trovate qui sotto in descrizione. Novità del mio ritorno. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.